Buongiorno a tutti. Sono Maria Grazia Timo, la bibliotecaria del sistema Valignane e porgo il benvenuto a tutti i convenuti. Oggi, 27 gennaio, ricorre il giorno della memoria, che è dedicato alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Il comune di Villanova lo onora con questa cerimonia, presso la casa natale di Andrea Sivo, giusto tra le nazioni. Ricordate, ragazzi? Siamo ancora qua, già, proprio così. Siamo ancora qua, perché la memoria, come testimonianza, serve. Serve ancora oggi per vaccinarsi da alcuni virus. La memoria si sta liquefando con il passare del tempo, diventa antidoto, vaccino contro il male del mondo. Sono passati 76 anni dal sacrificio di Andrea Sivo, 3 generazioni, e statisticamente, dopo 3 generazioni, la memoria diventa storia. Ecco il significato del nostro essere qui oggi. Andrea Sivo, figlio di Villanova da Venga, muore a Flossenbürg il 29 gennaio 1945. Desidero sottolineare come già un documento del 15 giugno dello stesso anno fu sottoscritto da 19 agenti di San Vittore, suoi colleghi, per ricordarmi la figura del terzo. Poi scese Silvio. Dobbiamo pensare che il libro di Primo Levi, se questo nuovo, non lo voleva stampare nessuno. Uscito a soli 2 anni dal 1945 e venne pubblicato, a spese dell'autore, da una piccola e sconosciuta casa editrice, e non vendette neppure una copia. Tutto era troppo doloroso. D'altra parte, la giornata della memoria noi l'abbiamo istituita solo nel 2000. Piano piano i sopravvissuti, spesso dopo 50-60 anni, capirono di avere un compito, quello di far conoscere quanto sapevano. E allora storie incredibili furono portate alla luce. Andrea Sivo fu insignito del titolo di Giusto tra le Nazioni il 17 dicembre 2006. Il suo nome inciso per sempre sulla sede d'onore a Yad Vashem. Nel settembre del 2007, l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano consegnò la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del secondino Andrea Sivo. A gennaio dello scorso anno, una pietra di inciampo a lui imputata fu posta dinanzi all'entrata del carcere di San Vittore. Carcere, al suo interno, pochi giorni dopo, si tenne un convegno sulla sua figura. Oggi lo ricordiamo, perché la memoria deve essere condivisa. Un paese senza memoria permette che le vittime dell'Olocausto vengano uccise un'altra volta e perde la propria coscienza collettiva, il senso civile dello stare insieme. Ce lo ricordano gli interventi che seguiranno, ad iniziare da quello dei bambini delle nostre scuole, che vorrei qui invitare. Taglia. Con loro abbiamo fatto delle riflessioni. E loro le condivideranno con noi. Andrea Sivo lo conosciamo da quando avevamo 5 anni, perché la biblioteca ci ha fatto conoscere la sua storia. Riccardo? Lo scorso anno l'abbiamo anche spiegato agli adulti nel Salone dei Fiori. E la nostra parola chiave con la quale l'abbiamo definita è stata testimone di testimonianza. Alessandra? Siamo venuti diverse volte qua davanti alla sua casa natale per ricordare il suo gesto importante che ci è rimasto nel cuore. Viola?
La scelta di Andrea di aiutare ingiustamente detenuto lo ha portato a sacrificare la sua vita per gli altri. Valentina? Questo ti ha fatto riflettere sull'importanza che ogni persona ha e sull'importanza delle scelte di ogni persona. Emma? Anche se le altre persone sono diverse da noi, non dobbiamo lasciare nessuno un passo indietro, perché siamo tutti uguali. Un'altra Valentina? Vi lasciamo chiedendovi anche a voi, come abbiamo fatto noi ieri, di riflettere su questo pensiero. La scelta di Andrea Schivo è ancora attuale oggi? E Sofia? Noi abbiamo discusso e siamo tutti d'accordo nell'affermare che Andrea ha fatto la scelta giusta. Non la più facile, ma l'unica che rispetta l'essere umano. E questo per noi vale anche oggi e varrà sempre. Grazie. Chiedo al dirigente scolastico Vera Ventano di portarci il suo saluto. Io porto la partecipazione, la vicinanza e il sostegno di tutto l'istituto comprensivo al Venga Secondo. Ringrazio l'amministrazione e chi ha organizzato questa cerimonia, perché ci aiuta veramente tanto a non dimenticare, perché noi abbiamo bisogno di non dimenticare, abbiamo bisogno di ricordare anche, abbiamo bisogno di ricordare che ci sono persone che sono riuscite veramente a esprimere l'umanità e quindi ci ricordano che tutti i giorni noi possiamo, abbiamo il potere di fare una scelta tra il bene e il male. E quindi tutti i giorni noi possiamo scegliere di fare la cosa giusta, di fare il bene. Quindi lo dico anche ai nostri bambini che sono qui presenti, che fare il bene significa farlo anche tutti i giorni con le piccole nostre azioni, mostrando gentilezza, rispetto verso gli altri. E quindi questo è veramente un esempio ed è veramente un esempio educativo per tutti noi, non solo per i nostri bambini. Ringrazio a tutti per l'organizzazione. Grazie. In rappresentanza dei familiari chiamo da pochi pochi Andrini. È un momento emozionante. Prenditi il tempo per voi. Lo zio era una persona semplice, nata in questi vicoli ed educata respirando l'aria di bordo di contadini. Di certo, quando decise di aiutare i detenuti, non si sarebbe mai immaginato di poter essere definito eroe. Per lui, sono sicura, l'unica cosa che importava era alleviare la sofferenza di quelle persone, perché la compassione, l'amore sono due sentimenti che non possono essere influenzati dalla differenza di genere, di razza o religione. La compassione è soffrire con l'altro, cercando di alleviare le pene. Lo zio è stato mosso da questo sentimento e l'auspicio è che anche oggi non possiamo vivere la nostra vita mostrando compassione per il prossimo senza pensare alle conseguenze. Solo così potremo ritrovare l'umanità, quell'umanità che lo zio ha ridato a quei prigionieri ebrei nel periodo più buio della storia. Grazie all'amministrazione comunale, a Maria Grazia Primo, per aver sempre dimostrato interesse e partecipazione ai ricordi dello zio Andrea. Grazie. Non è semplice parlare dopo queste parole, perché sono la testimonianza diretta del ricordo, dell'affetto, del sentimento, anche della riscoperta, poi nel senso di questa figura, di questo prozio che pian piano si è delineata e ha dato
anche un grande lusso al nostro paese. Abbiamo il piacere di avere con noi il generale di brigata Giuseppe Zito, della Polizia Penitenziaria, il quale, in qualità di direttore della scuola di formazione di Polizia Penitenziaria di Faero Montenotte, intitolata ad Andrea Schivo, al quale chiediamo di venire, di portare il suo saluto e chiediamo una testimonianza. Un saluto a tutti, un ringraziamento al sindaco che ci ha fatto l'onore di essere qui oggi. Per noi, il nostro collega agente di, allora agente di custodia, adesso poi polizia penitenziaria, è un esempio da seguire tutti i giorni. Noi abbiamo degli allievi un po' più grandi di loro che stanno seguendo il corso e ricordiamo loro questo gesto eroico, il saper valutare, il saper fare la differenza forse fra detenuto normale e prigioniero. Queste valutazioni che il nostro eroe ha saputo fare. Io veramente ancora ringrazio la cittadinanza per questo onore che ci fa di ricordare sempre questo nostro collega, che posso assicurarvi quotidianamente viene ricordato ai nostri allievi che dovranno assumere un incarico così grave, quello di gestire delle persone detenute, e a volte anche in quei momenti difficili forse si ricordano anche il gesto che ha avuto nei confronti di questi prigionieri, un gesto di umanità. Vi ringrazio ancora. Cerimonia prosegue e la parola al sindaco di Villanova da Venga, Pietro Baresca. Desidero esprimere alcuni pensieri, ma prima di quelli i ringraziamenti doverosi che mi onoro di fare anche a nome dei nipoti presenti, al generale di brigata Giuseppe Zito della Polizia Penitenziaria, della scuola e responsabile della scuola intitolata di Andrea Schivo, che viene consegnato un libro. Ringrazio della presenza del colonnello Massimo Ferrari, che è comandante della compagnia di Alessio, di cui fa parte Villanova, che viene consegnato un libro di ricordo. Un ringraziamento al colonnello Stefano Saccocci, che è comandante del 15° nucleo di cotta di Villanova da Venga, con la distanza di Villanova. Un ringraziamento particolare al dirigente scolastico Lorenzano, ingegnere Matteo Lorenzano, dell'Istituto Complessivo di Venga 2. Al parroco Giancarlo Atrosio, e un ringraziamento a tutte le associazioni presenti, dall'Arma Aeronautica, gli Alpini, Carabinieri, il Lions Club, la Croce Bianca di Villanova, l'Unione Sportiva Villanovese, la Protezione Civile Comunale, le Confraternite, l'Ampi di Via Catalbenga. Ringrazio sentitamente i bambini delle scuole elementari e i loro insegnanti per essere qui presenti oggi. Proprietari della casa Marino Federica Mestanello, la famiglia Carino Alberto Scomemiglio per la collaborazione che sempre prestano al Comune, e non avere domande per le riprese video, il personale del Comune e la biblioteca. Una ragazza Tino non ha bisogno di presentazioni, sappiamo che da anima e corpo per queste iniziative. Mi fa piacere citare che sono collegati in diretta streaming i plessi scolastici di Albenga, Nasco, Casanova Leone, Cisano Sugneva, Galinda, Ottavero, Stermonello, Villanova d'Albenga e Zuccarello. Per fare due riflessioni. Prima, per fare mio un pensiero, e questo che viene sempre soprattutto all'Olocausto, che ha valutato anche lo scorso anno nel caso di San Vittorio. Un pensiero che si intende che una parola, indifferenza.
l'indifferenza è chiudere chiare per comprendere le ragioni del male, perché quando credi come cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è niente a loro. L'indifferente è complice degli sbatti peggiori. Durante la deportazione di Auschwitz, le sue grida di incoraggiamento venivano contenute con uno dei carceri di San Storio, che avevano compreso la gravità di quanto stava accadendo, e gli altri si erano riviso dall'altra parte. In questo contesto, il gesto di Andrea Schivo assume un valore ancora più immenso ed incommensurabile. Ed oggi, essere qui davanti alla casa di Renato, che ha vissuto la sua fanciullezza, mi dà un'emozione particolare, vista dal cuore di Renato. Un figlio di Villanova, nato e cresciuto in questo edicolo, circondato dal nostro numero di pietra, intrisa di sentimento, umanità, orgoglio, solidarietà e tanta fatica. Dell'economia contadina, dove la famiglia è estesa a tutto il paese e dove ci si è ritrovata una vicenda della solidarietà e della casa. E in questo contesto contadino, povero ma di grande orgoglio e dignità, si nato dal lavoro nei campi e si forma il suo carattere e la sua personalità. Dove ha fatto proprio gli insegnamenti, i sani principi e la vocazione ricevuta dalla propria famiglia e dove si è formato il suo cammino. Vi voglio leggere solo un piccolo passaggio del libro che abbiamo proprio scritto, perché il po' della fanciullezza molto mi piace questo passaggio. Andrea Schivoni, il ragazzo del catturano del Celli con lui, che conosceva il piccolo e il minore dei boschi, che con le mani pescava i pesci nella roccia, che alle prime luci dell'albero che non aveva saputo distinguere il canto della lodola dal canto dello signore. Ritorno oltre a Villanova come un immenso vincitore, passato attraverso la miseria estrema di una morte in un lager, dove, prima della vita, si prendevano la dignità umana. Questo sì che era un uomo. L'altra riflessione che mi piace fare: Villanova è il paese che si riconosce nell'orgoglio, nel coraggio e nella fatica delle sue donne, rappresentate dalla donna delle violette, nella loro capacità di essere donne amorevoli, pratiche e grandi lavoratrici, per permettere alla propria famiglia di crescere i figli dignitosamente fuori dalla povertà della migliore della dignità. Voglio oggi ricordare ed evidenziare il ruolo importante nel sublime maestoso di una figura femminile, una figura non certo di secondo piano, una figura con un grande cuore e tanto coraggio, che ha condiviso con il marito Andrea la decisione di fare qualcosa per ricordare i bambini nel castello di San Vittorio. Come una bimba la cresce in sapere, perché non era scritto da nessuna parte che non fosse lì, che sia che il marito che la sua famiglia rischiava la vita, per quel gesto che derivava dalla loro grande cuore e dalla loro coscienza, che hanno saputo fare prevalere all'indifferenza. Parlo della signora Giuseppina, e vi voglio leggere anche lì, due righe, che rendono molto meglio le mie parole. Giuseppina, disse la moglie in casa una sera anche lei, dobbiamo fare qualcosa, non possiamo fare finta di niente, bisogna aiutare per governo. Ma come se si può fare contro il governo? Abbiamo le mani legate, anche se qualcosa vuole fare. Beh, innanzitutto potresti preparare qualcosa da mangiare tutti i giorni e io provvederei a passare di nascosto per quei genitori, vedersi come sono venuti. Certo, è una buona idea, fare così. Andrea allora abbracciò la moglie Giuseppina, so che in questo periodo abbiamo fatto,
come del resto tutti gli italiani, ma quel poco che abbiamo lo dobbiamo dividere con le ragioni del proprio coraggio. Credo che sia sicuramente molto più utile leggere il libro per capire a fondo rispetto alle mie parole, ma cosa c'è una scelta di reazione? In questo mondo che va al contrario, inviso di indifferenza e egoismi, ci lasciano un messaggio forte di solidarietà, di uguaglianza e di amore verso il prossimo. E il mondo sta descrivendo tutto. E credo che tutti noi, non mi devo controllare i bambini che sono in un futuro, devono sempre fare tesoro di questo. Un ricordo vero, toccante, fatto da un villanovese in memoria di un altro villanovese. Grazie. E ora procediamo con lo scorrimento della carta. Chiedo al generale di brigata Giuseppe Zito e al sindaco di Villanova d'Avenga di venire. Di Andrea Stivo, identica a quella che hanno inviato al prossimo del memoriale. Chiederei al nostro parroco, al patrosio, di procedere con la benedizione. E lo invito qua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Noi ti glorifichiamo, Padre, tu solo sei santo. E nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni del tuo Santo Spirito il giusto tuo tra le nazioni e nostro concittadino Andrea Schivo, proposto a nostro esempio attraverso questa tavola davanti alla sua casa natale. Fa che, illuminati dal suo esempio, camminiamo sulle orme del Signore per divenire anche noi uomini e donne perfetti nella piena misura della statura di Cristo. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi e rimanga sempre. Amen. E grazie. Grazie. Siamo in conclusione. Un sentito ringraziamento col cuore a tutti i convenuti. Vorrei che ci lasciassimo con una riflessione. Quello che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Nelle parole di Anna Frankel era chiuso tutto il senso del giorno della memoria, ma abbiamo un altro dono che Andrea Schivo fa a tutti noi,
perché sulla medaglia di Giusto viene scritta: chiunque salva la vita salva un universo intero. È questo il dono che lui fa a noi qui presenti e a coloro che ci hanno seguito in diretta streaming. Grazie a tutti, buona giornata.